Presidente Guindos. Ciao a tutti, benvenuti alla conferenza stampa del BCE. L'incontro è appena finito. Siamo in compagnia di Christine Lagarde, il vicepresidente De Guindos. Questo è il nostro statement di introduzione. Grazie. Come state notando, stiamo facendo delle innovazioni importanti, speriamo che vi piace. Il vicepresidente ed io siamo molto contenti di darvi i benvenuti alla nostra conferenza stampa. Questo ovviamente è l'outcome del nostro incontro, dove ha partecipato anche il vicepresidente Valdis Dombrovskis. La situazione economica dovrebbe migliorare verso il 2021, rimangono delle incertezze, soprattutto nel breve termine, legate in particolare alle dinamiche della pandemia e la velocità della campagna vaccinale. Il rimbalzo di domanda e le misure fiscali stanno sostenendo l'attività della zona euro però le infezioni di coronavirus che continuano ad aumentare e le mutazioni che preoccupano non ci lasciano andare avanti in maniera costante con il rilancio dell'economia. Guardando avanti, la vaccinazione, la campagna vaccinale, insieme alle misure che dovrebbero rallentare nel breve medio termine, ci aspettiamo un rimbalzo dell'attività economica nel corso del 2021. L'inflazione è in rialzo negli ultimi mesi, soprattutto grazie a fattori transitori come incremento del prezzo delle energie e nello stesso tempo i prezzi underlying rimangono a ribasso in un contesto di un mercato del lavoro ancora in difficoltà. Le proiezioni del nostro staff rivede le stime in rialzo per quanto concerne l'inflazione, conferma che nel medio termine l'outlook dell'inflazione rimane invariato dalle nostre proiezioni a dicembre del 2020 e sotto il nostro target del 2%. In queste condizioni, per preservare le condizioni finanziarie, in questo periodo rimane importantissimo. Le condizioni finanziarie sono definite di un grande set di indicatori che si occupano anche della transizione della politica monetaria e prevenire i rischi del rialzo dei rendimenti sovrani, ma anche i rendimenti corporate. I tassi di interesse del mercato sono in rialzo da inizio anno, che c'è il rischio di condizioni finanziarie favorevoli. I rendimenti dei bond sono il nostro riferimento principale per poter capire se le condizioni finanziarie sono favorevoli. Se non li teniamo sott'occhio, potrebbero esserci dei problemi per quanto concerne tutti i settori dell'economia. Questa è una cosa che noi non vogliamo e cerchiamo di preservare le condizioni finanziarie favorevoli, perché tuttora rimane per ridurre l'incertezza e spingere la confidence per quanto concerne l'economia e la stabilità del prezzo nel medio termine. Visto questo background, il Consiglio direttivo ha deciso, innanzitutto, il Consiglio continuerà a condurre gli acquisti netti di attività nell'ambito del programma di acquisto per l'emergenza pandemica, PEP, con una dotazione finanziaria totale di 1.250 miliardi di euro, almeno sino alla fine di marzo 2022. In ogni caso finché non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus. Sulla base di una valutazione congiunta delle condizioni di finanziamento e delle prospettive di inflazione, il Consiglio direttivo si attende che nel prossimo trimestre gli acquisti nell'ambito del PEP siano condotti a un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi di quest'anno.
Faremo gli acquisti in maniera flessibile basandoci ai condizioni di mercato. Allo scopo di evitare un inasprimento delle condizioni di finanziamento incompatibile con il contrasto dell'effetto al ribasso della pandemia sul profilo previsto per l'inflazione. In aggiunta, la flessibilità degli acquisti nel tempo fra le varie classi di attività e i vari paesi continuerà a sostenere l'ordinata trasmissione della politica monetaria. Se le condizioni di finanziamento favorevoli possono essere mantenute mediante flussi di acquisti di attività che non esauriscono la dotazione nell'orizzonte degli acquisti netti del PEP, non sarà necessario utilizzare a pieno la dotazione. Allo stesso modo, la dotazione può essere ricalibrata, se richiesto, per preservare condizioni di finanziamento favorevoli che contribuiscono a contrastare lo shock negativo della pandemia sul profilo dell'inflazione. Non solo continueremo a reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEP almeno sino alla fine del 2023, in ogni caso, la futura riduzione del portafoglio del PEP sarà gestita in modo da evitare interferenze con l'adeguato orientamento di politica monetaria. Secondo punto, gli acquisti netti nell'ambito del programma di acquisto di attività, PA, proseguiranno a un ritmo mensile di 20 miliardi di euro. Il Consiglio direttivo continua ad attendersi che gli acquisti netti mensili di attività nel quadro della APP proseguiranno finché necessario a rafforzare l'impatto di accomodamento dei suoi tassi di riferimento e che termineranno poco prima che inizierà a innalzare i tassi di riferimento della BCE. Continueremo e intendiamo inoltre a reinvestire integralmente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PAA per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizieremo ad innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, in ogni caso finché sarà necessario, per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario. Terzo punto, il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere i tassi di finanziamento marginale sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,025 e alla meno 0,50. Per quanto riguarda l'inflazione, la BCE mantiene i target di inflazione vicino ma sotto il 2% e infine il Consiglio direttivo continuerà a fornire abbondante liquidità attraverso le proprie operazioni di rifinanziamento. In particolare il TLTRO resta per le banche una fonte di finanziamento interessante a sostegno del credito bancario alle imprese e alle famiglie. Il Consiglio direttivo è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti dove opportuno per assicurare che l'inflazione si avvicini stabilmente al livello perseguito in linea con il proprio impegno alla simmetria. Continueremo a seguire anche il cambio dell'euro-dollaro per poter osservare l'impatto sull'inflazione. Siamo pronti a ricalibrare i nostri strumenti per assicurarci che è tutto in linea con le nostre aspettative. Vorrei spiegarvi ora le nostre valutazioni per quanto riguarda l'analisi economica. Dopo il rimbalzo del terzo trimestre del 2020, il PIL dell'Eurozona è decrementato dello 0,7% nel secondo trimestre. Per l'intero anno il PIL dovrebbe contrarre è contratto dello 6,9% nel 2020. Anche nell'ultimo trimestre abbiamo visto il PIL dell'Eurozona a meno 4,9% rispetto all'anno precedente. La data, le nostre agende e i sondaggi ci indicano debolezza dell'economia anche nel primo trimestre del 2021 grazie alla persistenza della pandemia e le misure di contenimento. Come risultato, il PIL avrà una contrazione nel primo trimestre del 2021
e gli sviluppi economici continuano ad essere irregolari, con il settore dei servizi colpito come sempre di più grazie alle misure di contenimento del virus. Invece il settore industriale sta recuperando molto più velocemente rispetto agli altri settori. I consumatori rimangono molto attenti e tutto ciò è grazie alla disoccupazione e gli stipendi che non sono in aumento. Sicuramente i bilanci delle aziende pesano tuttora agli investimenti delle aziende. Guardando avanti, la campagna vaccinale, insieme al rilassamento delle misure di contenimento del Covid, saranno fondamentali per il rimbalzo dell'attività economica nel corso del 2021. Nel medio termine, il rimbalzo dell'economia dell'Eurozona dovrebbe essere sostenuto da condizioni finanziarie favorevoli, una situazione fiscale migliore e misure di contenimento pian piano tolte. Queste valutazioni sono basate al baseline scenario della BCE, dello staff economico della BCE, e queste proiezioni prevedono PIL annuale del 2021 al 4%, 4,1% nel 2022 e 2,1% nel 2023. Paragonato al dicembre 2020 c'è un cambio, l'outlook dell'attività economico è invariato, però i rischi che riguardano la zona euro nel medio termine sono diventati più bilanciati, più equilibrati. Ciò nonostante, rimane il rischio del ribasso nel brevissimo termine. Dall'altra parte c'è un prospetto migliore per quanto concerne la domanda mondiale grazie al progresso della campagna vaccinale a livello globale. Dall'altra parte le mutazioni del virus pesano e soprattutto le implicazioni di contenimento continuano ad essere motivo per ribasso dell'outlook economico. L'inflazione annuale è stata in rialzo nell'ultimo mese da meno 0,3% a 0,9%. Questo riflette alcuni fattori, come per esempio l'IVA in Germania e altri fattori nella zona euro, come HICP, avrà un peso sull'HICP nel 2021, visto che anche i prezzi dell'energia sono in forte rialzo nell'ultimo periodo. L'inflazione headline incrementerà molto probabilmente nei prossimi mesi, ma questo riflette le dinamiche che stanno spingendo l'inflazione in rialzo. Questi fattori potrebbero sparire per quanto concerne l'inflazione annuale all'inizio dell'anno prossimo. Per quanto riguarda underlying inflazione, potrebbero incrementare quest'anno a causa di diverse pressioni sulla domanda e sull'offerta, soprattutto e l'apprezzamento dell'euro. Una volta l'impatto della pandemia sparisce, questo livello di ribasso e rallentamento dell'economia finirà grazie alle misure di politica monetaria, ma anche di politica fiscale nel breve medio termine. Gli indicatori del mercato
rimangono a livelli più bassi, però gli indicatori del mercato hanno incominciato a farci vedere questi ribassi pian piano. Questi sono ovviamente le proiezioni del nostro staff economico dell'Eurozona, che vede l'inflazione annuale ad 1,5% nel 2021, 1,2% nel 2022 ed 1,4% nel 2023. Rispetto alle nostre proiezioni del dicembre 2020, l'outlook dell'inflazione è stato rivisto al ribasso per il 2021 e 2022. Grazie ai prezzi del petrolio e ai prezzi degli energetici che sono stati in rialzo. Spostandoci verso l'analisi macroeconomica, la liquidità è più o meno è stata al 2,5%. A gennaio è più bassa rispetto al 2020. Gli acquisti della BCE rimangono di bond governativi, rimane la fornitura di liquidità più importante per il momento per i singoli paesi, visto che tuttora c'è tantissimo bisogno di liquidità nel settore finanziario. I prestiti verso il settore privato sono rallentate, ecco, la domanda è rallentata, e invece le richieste di prestiti a livello di famiglie è rimasto come nello scorso trimestre. Nello stesso tempo la crescita annuale rimane invariata al 7% dopo 7,1% a dicembre, che tuttora riflette il forte incremento in prestiti nella prima parte dell'anno. La crescita annuale di prestiti per le famiglie rimane stabile al 3% in gennaio dopo il 3,1% a dicembre. Le nostre misure di politica monetaria, insieme alle misure adottate dei diversi paesi, rimangono essenziali per sostenere le linee di credito e soprattutto la stabilità finanziaria, soprattutto nei confronti di quelli che sono stati più colpiti dalla pandemia. Con i segnali che stiamo vedendo dell'analisi di politica monetaria, stiamo notando che c'è tantissima necessità di aiuto tuttora per l'attività economica, per le condizioni finanziarie favorevoli e per la ripresa economica. Quindi noi ci impegniamo di fornirla. Per quanto concerne le politiche fiscali, vista la contrazione dell'economia dell'Eurozona, il sostegno di politiche fiscali nazionali deve continuare ancora più che mai per poter affrontare l'impatto delle misure di contenimento. Le misure fiscali intraprese sinora dovrebbero essere targetizzati, mirate e temporanee per poter rispondere in maniera efficace al shock economico, e le tre safety nets, cioè lavoratori, business e governi, devono essere coperti in questo momento difficilissimo. Noi riconosciamo il ruolo chiave della Next Generation EU e vogliamo ribadire l'importanza di questo pacchetto, che deve essere effettivo il prima possibile per poter affrontare il ribasso dell'economia. Quindi invito tutti i paesi di finalizzare i propri piani il prima possibile e prepararsi per spesa pubblica per poter affrontare questa crisi. Questo ci permetterà anche il Next Gen UE
a contribuire per un più veloce, più forte e un più uniforme recupero economico e ovviamente rafforzerà il potenziale di crescita per tutta la zona euro. Questo genere di misure sono fondamentali per affrontare tutti i tipi di transizione che ci stanno aspettando, come green e verso una digitalizzazione. Grazie, attendiamo le vostre domande. Come avete visto, abbiamo cambiato il setup della nostra conferenza stampa. Speriamo che vi piaccia di più così. Questa è la prima domanda a Johanna. Lei ha annunciato che la BCE aumenterà gli acquisti di titoli di Stato sotto il programma PEB nel prossimo trimestre. Che cosa vi ha affermato di incrementare questi acquisti già adesso? E la seconda domanda, potrebbe quantificare questi acquisti, 25 miliardi a settimana o 30 miliardi a settimana? Grazie mille per la sua domanda. Quindi la prima sua domanda è perché non l'abbiamo fatto prima. Beh, la risposta è che abbiamo una certa flessibilità, però abbiamo promesso a dicembre che cercheremo di preservare le condizioni finanziarie favorevoli e questo causerà... un serraggio delle condizioni finanziarie. Da una parte abbiamo la flessibilità, dall'altra parte abbiamo l'impegno di preservare le condizioni finanziarie favorevoli. E ovviamente questa è chiaramente una decisione di politica monetaria, quindi il Consiglio direttivo doveva essere coinvolto, visto che eravamo qualche giorno via per quanto concerne il nostro incontro, per vedere le nostre previsioni dallo staff economico della BCE. Avevamo bisogno di vedere questi dati per poter prendere una decisione, soprattutto per poter valutare bene come bisogna condurre da ora in avanti le nostre politiche per quanto concerne il PEP e quali sono esattamente i numeri di cui abbiamo bisogno per rispondere a queste esigenze. Beh, ho un numero? No, la risposta è che non ho il numero preciso e c'è un motivo molto, molto preciso. Vogliamo ovviamente rispondere ai nostri impegni che abbiamo preso a dicembre, e cioè preservare le condizioni finanziarie favorevoli. Punto numero due, abbiamo assolutamente piena flessibilità per quanto concerne il PEP. Questo è il punto più importante, ma anche valutare insieme tutte le condizioni finanziarie legate in relazione all'outlook dell'inflazione, e quindi non abbiamo dei limiti per quanto concerne il numero. Quindi ciò che ha deciso il Consiglio direttivo, e io vorrei leggervi precisamente la frase, e tra l'altro abbiamo raggiunto un consenso pieno sotto questo punto di vista, e il Consiglio direttivo si attende che nel prossimo trimestre gli acquisti nell'ambito del PEP siano condotti a un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi di quest'anno. Quindi questo è ciò che abbiamo deciso con consenso pieno all'interno del Consiglio direttivo, cioè un incremento di questi acquisti. Abbiamo indicato un orizzonte temporale, e cioè il trimestre, e bisogna vedere anche i dati macro che riceveremo dal nostro staff macroeconomico per poter capire quale sia la somma più
a data e per capire se le condizioni finanziarie sono tuttora favorevoli o meno, se c'è un impatto negativo e qual è l'impatto della pandemia sulla nostra inflazione. Io sarei molto felice a far spiegare che cosa intende condizioni finanziarie favorevoli. Mi spiace se vi rubo la domanda, però siccome so che è una domanda che mi chiederete, vi vorrei spiegare cosa sono condizioni finanziarie favorevoli. Quando misuriamo le condizioni finanziarie, usiamo due parole che tanti di voi hanno trovato strane o inadeguate. Io ho usato per esempio holistic, ovvero olistica. Olistico. Quindi vorrei spiegarvi prima cosa intendo con olistico. Stiamo coprendo tutta la rete di trasmissione, da upstream, dove si trova il cosiddetto senza rischio tasso di interesse, verso il downstream aspetto del mercato dei crediti e la moltiplicità di tassi di interesse, che ha a che fare con lo stato di politica monetaria, che va insieme ai dati, il cosiddetto upstream, a monte, dove non c'è rischio nei confronti dei tassi di interesse, è misurato ad una base temporanea, e la politica monetaria potrebbe a far modo che la politica monetaria sia adatta. Ma anche le istituzioni finanziarie, quelli che stanno fornendo questa liquidità, siano in forma. Quindi questo è l'upstream componente, ma non è il componente della nostra valutazione per quanto concerne le condizioni finanziarie. Ecco perché ho usato la parola olistico. Ci stiamo spostando dal monte al più basso. La seconda parola è multifaceted, poliedrico, tanto criticata da voi, inconveniente per alcuni di voi. Questo è uno stato dove ogni indicatore non si basa a misure aggregate sinteticamente, non operiamo in maniera meccanica, ma guardiamo a tutti gli indicatori, ci focalizziamo su cose sull'upstream, ovvero sul monte, e quali sono i fornitori di queste condizioni finanziarie favorevoli, che cosa hanno ad offrire, ed è anche importante essere multifaceted o poliedrico, perché ci sono tantissimi componenti che hanno impatto sui movimenti al rialzo. Guardate per esempio le misure e i moratori che abbiamo deciso di fare. Beh, questo potrebbe avere un impatto sul cosiddetto downstream aspetto. Anche il nostro TLTRO 3 aiuta a questo downstream aspetto. Quindi questo è il motivo per cui noi stiamo guardando le condizioni finanziarie, e cioè l'upstream e il downstream, e guardiamo in un modo olistico. E ciascuno di questi potrebbe rispondere in maniera diversa, perciò noi guardiamo ciascuno di questi fattori. Quindi la seconda domanda è come valutiamo il favoreggiamento. Quindi qui bisogna vedere anche come si è evoluto l'outlook inflazionistico, ma soprattutto i dati inflazionistici, i quali sono anche i driver principali. Visto tutto ciò che ho usato durante l'ultima conferenza stampa, è la valutazione dell'inflazione, la determinazione quanto favorevoli sono le condizioni finanziarie dipende in congiunta all'outlook inflazionistico. Quindi usiamo tutto ciò
Questo è un ottimo lavoro, un'ottima analisi del nostro staff e le nostre politiche monetarie ci aiutano a portare le nostre politiche monetarie e il nostro aiuto ben oltre il... ecco, trasferirlo verso tutti i paesi dell'UE. And some said that it can be warranted if it reflects a better outlook. So which arguments were presented over the last few days? And per quanto riguarda il rialzo dei rendimenti, abbiamo sentito diversi commenti del consiglio direttivo fino a questo punto. Lei quale opinioni rappresenta dal consiglio direttivo? E poi un'altra domanda. Per quanto concerne il cambio di comunicazione che avete fatto. È importante per lei il consenso o meno? All'ultimo punto, come ho detto, la base trimestrale è molto conveniente perché ci permette di avere la data di cui abbiamo bisogno e anche le previsioni del nostro staff che ogni tanto è controllato anche dalle banche nazionali più volte all'anno. Quindi abbiamo bisogno di dati freschi, di dati di inflazione freschissimi perché questi... perché questi dati ci servono soprattutto per quanto riguarda l'inflazione e per capire quale sarebbe la nostra valutazione di medio termine per preservare poi di conseguenza le condizioni finanziarie favorevoli. Quindi questo, quale sarebbe l'impatto negativo sull'inflazione della pandemia? Quindi non monitoriamo a livello settimanale. So che alcuni di voi guardano i numeri settimanali e ci sta, però noi guardiamo i dati a livello trimestrale, quindi ciò che cerchiamo di fare, non aspettatevi dei rialzi troppo importanti perché la decisione era presa oggi e quindi abbiamo tuttora un volume di redemptions questo lunedì, attenzione. Quindi questo avrà sicuramente un impatto significativo per quanto riguarda gli acquisti già da oggi. Quindi ci sarà un incremento a livello settimanale, so che siete interessati su questo, però ripeto, stiamo guardando ad un orizzonte temporale che sia più lungo dalla settimana prossima e quindi il consiglio direttivo si incontra ogni volta che è necessario. E c'erano momenti in cui ci incontravamo anche a livello giornaliero e così è che abbiamo iniziato anche il PEB. Però per poter rispondere in una maniera molto flessibile e preservare le condizioni finanziarie favorevoli, il consiglio direttivo ha bisogno di incontrarsi spesso per poter usare questi dati, questa flessibilità e tutto ciò che abbiamo a disposizione. Soprattutto la decisione che è stata presa oggi si basa anche all'uso della flessibilità e sì, ci sarà un incremento degli acquisti. Una domanda da Reuters. Conditions compared to where they were, let's say, this morning, or to preserve the levels you have now? And if you want to improve them, what is the benchmark? Philip Lane put up some charts a couple of weeks ago showing. Quali sono gli obiettivi delle vostre decisioni di oggi? Le condizioni finanziarie? Volete migliorarli? Secondo voi non vanno bene? Nelle ultime settimane abbiamo visto difficoltà, volete tornare ai livelli di dicembre o meno? E seconda domanda, c'è qualcuno sul tavolo che ha suggerito ad incrementare il pacchetto PEP totale? Beh, vorrei ricordarvi un'altra volta che quando abbiamo valutato le condizioni finanziarie favorevoli, lo stiamo facendo tramite tantissimi indicatori, come stavo dicendo, che vanno dall'upstream al downstream e Philip nei suoi discorsi recenti ha chiaramente spiegato cosa sono gli upstream e downstream elementi.
L'upstream perché è importante senza pregiudizi nei confronti delle famiglie rispetto al downstream. Quindi facciamo questo da una parte e poi per valutare le condizioni finanziarie favorevoli guardiamo l'outlook inflazionistica a livello trimestrale e sulla base degli impegni che stiamo prendendo per consegnare e preservare le condizioni finanziarie favorevoli, questo determina la decisione del Consiglio direttivo e per quanto riguarda questa decisione di politica monetaria ha avuto consensus totale e abbiamo deciso che bisogna incrementare gli acquisti in maniera significativa per il prossimo trimestre con una referenza mensile. Quindi non c'è una referenza ad un giorno particolare, non parliamo di un giorno particolare o controllo della curva dei rendimenti, se è quello che vorrebbe chiedermi esattamente. Noi non stiamo facendo controllo della curva dei rendimenti, stiamo cercando di preservare le condizioni finanziarie favorevoli e contribuire a ridurre l'impatto negativo della pandemia sulle nostre prospettive inflazionistiche. Ah sì, scusi, mi ero dimenticata, la seconda domanda per il pacchetto PEP. Guardi, ciò che abbiamo fatto con il pacchetto era francamente spettacolare. Era deciso il 18 di marzo, c'è stato un incremento di 600 miliardi di euro e 500 miliardi di euro a dicembre. E quindi ci siamo focalizzati sul preservare le condizioni finanziarie favorevoli, lo ripeto per decima volta. Quindi abbiamo più o meno un trilione di euro più o meno rimasti ed è stato veramente chiaro anche nel nostro statement di introduzione quali sono i nostri obiettivi. Quindi se abbiamo meno rispetto all'intero pacchetto useremo di meno, se abbiamo bisogno di più ne useremo di più, se c'è bisogno di ricalibrare lo faremo. Quindi di nuovo c'è una flessibilità per quanto concerne gli acquisti mensili, sono decisioni che vanno fatte dal Consiglio direttivo e quindi come usare l'intero pacchetto lo vedremo. Lo decideremo più avanti. Una domanda da Eric Albea da Le Monde. Grazie per prendere la mia domanda. Vorrei fare una domanda per quanto riguarda la headline inflazione che avete detto che molto probabilmente incrementerà. Quali sono gli argomenti che vorrete usare per giustificare i vostri interventi se l'inflazione dovesse andare sopra il 2%? Qualche settimana fa la BCE rimanete con la neutralità del mercato, con la mantra della neutralità del mercato. Per quanto riguarda la prima domanda, vorrei fare qualche commento per quanto riguarda l'inflazione. Se guardiamo le proiezioni dello staff che vedrete tra poco sul nostro sito, vedrete che l'inflazione, le previsioni sono per l'1,5% per quest'anno, scendendo all'1,2 nel prossimo anno, cioè 2022, e poi nel 2023 finisce ad 1,4, questo è il nostro orizzonte di medio termine. È possibile che quest'anno, verso la fine del 2021, l'inflazione potrebbe toccare il 2%.
Però non siamo preoccupati per un motivo molto chiaro, e questo è che l'inflazione può andare verso il 2% grazie ad alcuni fattori tecnici e temporanei, come per esempio il VAT, ovvero l'IVA tedesca, che ha avuto sinora un impatto al rialzo ed è significativamente importante su come misurare l'HICP inflazione, e soprattutto il bilancio dell'HICP per aggiustarlo e bilanciarlo con i comportamenti dei consumatori. Ci sono altri fattori, come per esempio l'Italia e la Francia, che hanno esteso alcune delle loro attività di politica fiscale fino alla fine del 2021, e soprattutto il rialzo del prezzo del petrolio. Quindi, grazie a tutti questi motivi, che crediamo però che sono motivi esogeni, temporanei e tecnici, quindi è per questo che potrebbero esserci dei rialzi. Ma quando si tratta dell'outlook inflazionistico, dell'inflazione di medio termine, non vediamo problemi, anzi stiamo vedendo un'inflazione sotto le nostre stime, soprattutto grazie al fiacco recupero dell'economia. Perciò questo non permetterà all'inflazione nel medio e lungo termine ad essere al rialzo, soprattutto anche perché gli stipendi sono bassi, non c'è stato un incremento degli stipendi, non c'è stato un apprezzamento degli stipendi. Quindi grazie a tutti questi fattori crediamo che anche se ci dovesse essere un incremento nel terzo anno saremo di nuovo ad 1,4%, che comunque è ben lontano dai nostri obiettivi, e non solo lì dove eravamo a livello pre-pandemico quando si tratta dell'inflazione. Quindi è ciò che stiamo vedendo, e vi sto spiegando perché non siamo preoccupati. Ciò che abbiamo visto a livello di inflazione a livello pre-pandemico per noi rimane una specie di benchmark. Una seconda domanda per quanto riguarda il climate change. Credo che c'è una specie di unanimità all'interno del Consiglio direttivo che il climate change è un imperativo, e quindi questa sarà la nostra minaccia. Sarà la minaccia e la sfida più importante del nostro Consiglio direttivo, ma non solo, per qualsiasi istituzione internazionale. Quindi ciascuno di noi si deve chiedere che cosa possiamo fare per migliorare questo punto di vista. Ovviamente una banca centrale indipendente deve rispondere alle esigenze, e che cosa possiamo fare in compliance con il nostro mandato, interpretando il nostro mandato. E questo vi spiega, vi fa capire che per noi il cambiamento climatico è molto importante, un problema molto importante, è la sfida principale. Ci vuole un ottimo risk management, e non solo, ci vuole una risposta bella integrata e anche una valutazione quanto efficienti siamo stati sinora, e soprattutto una valutazione e risposte a tutte e le valutazioni a tutto ciò che abbiamo fatto sinora. A questo punto le responsabilità principali rimangono soprattutto con i governi, con i singoli governi a livello europeo. L'Europa, sotto questo punto di vista, sta facendo un ottimo lavoro. Quindi sicuramente c'è un approccio scalato, e tanti investimenti sono necessari per poter rispondere a questo climate change che stiamo
vivendo, siamo nella stessa, sulla stessa pagina con tantissime organizzazioni sinora, non possiamo non essere dispiaciuti all'approccio che ci è stato adottato. In precedenza noi crediamo che non è il modo in cui bisogna essere condotto il dialogo, ma cercheremo di migliorarlo nel tempo. Una domanda di FT. Il suo collega Panetta ha citato la canzone di Daft Punk Faster, Harder, Stronger che riguarda la BCE. Lei condivide i suoi pensieri per quanto concerne gli acquisti nell'ambito del PEP? E secondo, ci può spiegare se le vostre previsioni economiche hanno considerato questo programma di 1,3 miliardi di dollari al congresso? Approvata adesso dal congresso americano. Io vorrei dire che Panetta ha deciso di... Sono dispiaciuto che non ha citato un gruppo francese, ma ha citato Draft Punk. Allora, mi rivolgo di nuovo al nostro comunicato stampa. Il consiglio governativo direttivo si attende che nel prossimo trimestre gli acquisti nell'ambito del PEP siano condotti a un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi di quest'anno. E quindi ho detto già che da domani si ricomincia, rinizia con questi programmi, e ho detto già più volte che c'è stato un pieno consenso per quanto concerne il consiglio direttivo per condurre questi acquisti nell'ambito del PEP ad un ritmo molto più alto, molto più veloce rispetto ai primi tre mesi di quest'anno. Ora, ottima domanda per quanto concerne il pacchetto fiscale degli Stati Uniti, che sarà molto probabilmente firmato oggi e avrà un impatto importante, conoscendo l'efficienza di Janet Yellen, so che ci sarà un'implementazione immediata, quindi la risposta alla sua domanda è no, perché le regole che conoscete tutti voi, finché la legge non è votata, noi non possiamo prenderla in considerazione, quindi sarà votata oggi, sarà legge probabilmente domani, quindi ovviamente non è stata considerata dal nostro outlook economico, però abbiamo menzionato le domande esterne e i rischi esogeni. Soprattutto il commercio, certamente. Quindi crediamo che il piano Biden avrà un impatto importante. Ovvio che ci sarà un impatto soprattutto sul mercato domestico degli Stati Uniti, ma ci sarà un impatto ovviamente anche sull'Eurozona e potrebbe generare crescita anche all'interno dell'Unione Europea. Comunque vedremo fra tre mesi quanto esattamente e come. La grande differenza tra il pacchetto di Biden è stato già votato dalle due Camere, ma non è ancora legge, e il pacchetto fiscale dell'Europa, c'è una grande differenza tra il timing. Come abbiamo detto, il Next Gen UE è estremamente importante per aiutare l'economia europea dal punto di vista fiscale, ed è estremamente importante anche per altri motivi, e cioè perché deve
perché deve rispondere alla eterogeneità dei diversi paesi. Ciascun paese è stato colpito in maniera diversa e deve spingere l'economia europea verso una direzione, cioè digitale e green. Quindi questo deve essere una certezza. Quindi abbiamo visto che c'è stato un incremento dei rendimenti come negli Stati Uniti, ma purtroppo le nostre misure fiscali non sono tuttora in corso e noi ne abbiamo bisogno piuttosto urgente. Could you maybe elaborate a bit on how Madame Lagarde, lei ha detto che non avete considerato l'impatto del pacchetto Biden perché non è ancora legge. Può spiegarci come ha risultato sinora questo pacchetto, come impatterà l'inflazione, soprattutto gli sviluppi globali per quanto concerne gli outlook economici nel medio termine? Below the target for the medium term. Avete mantenuto le proiezioni inflazionistiche per il 2020 all'1,5%, che è ben sotto il vostro target per il medio termine? Thank you. To the risk of boring all of you, I think that when the governing council, non avete fatto di più dal punto di vista di politica monetaria per l'inflazione, con rischio di rendervi annoiati. Quando, ripeto di nuovo il comunicato stampa, quando il Consiglio direttivo decide con consenso pieno di aumentare gli acquisti nell'ambito del PEP con un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi di quest'anno, si tratta di 20 miliardi al mese, quindi credo che c'è un cambio davvero piuttosto importante, e credo che sia chiaro che abbiamo considerato questo rialzo dei rendimenti sovrani e che sono grazie al rialzo delle stime del PIL americano e anche possibili pressioni inflazionistiche nel medio-breve termine. Ovviamente il nostro staff è stato molto responsabile a guardare il piano Biden e cercare di valutare a livello preliminare quale sarebbe l'impatto sull'Eurozona, sulla crescita e soprattutto sul commercio, ma anche sulle aspettative dell'inflazione e soprattutto sull'outlook inflazionistico. E sì, certo, ovvio che ci sarà un impatto, sarà riflesso nel futuro, sarà riflettuto nelle nostre proiezioni future, e non l'abbiamo preso in considerazione in questo incontro per motivo molto chiaro, cioè non è ancora legge, mi ripeto ancora, però è stato votato ieri e ancora non è stato firmato e non è trasformato in legge. Domanda di Ansa da Domenico Conte. Grazie per l'opportunità. Una domanda che so che lei ci ha spiegato come cercate di preservare le condizioni finanziarie favorevoli. State targetizzando un segmento particolare della curva dei rendimenti, visto questo rialzo dei rendimenti sovrani, soprattutto nella parte lunga della curva. E una seconda domanda: what this discussion is leading to, whether there have been some developments. Thank you very much. Che cosa ne pensa per un possibile istituzione del Bad Bank europea? No, we are not. Ci sono sviluppi sotto questo punto di vista? Nella prima domanda la risposta è molto facile. No, non ci focalizziamo in particolare su un segmento particolare della curva dei rendimenti. Stiamo osservando l'intera curva dei rendimenti. Quando si tratta del decennale,
è quello che spesso riferimento, ma non è l'unico. Ovvio che stiamo guardando l'intera curva dei rendimenti, dal 2 al 5, ma anche ben oltre, anche oltre il 30 anni, giusto per essere chiari. Come ho detto, è un modo olistico, quindi non ho voglia di tornare dietro perché l'ho detto più volte, non voglio annoiare le persone che ci stanno seguendo. Ho anche chiarito cosa vuol dire multifaceted, una parola che avete considerato inadeguata. Ovvero poliedrica, possiamo sempre espandere i nostri vocabolari e capirci meglio. Per quanto riguarda la seconda domanda, per un possibile asset management europeo, la BCE sta continuamente monitorando l'impatto del Covid sul comparto bancario e l'incremento di NPL. Assolutamente ci preoccupa, quindi ci sono più varianti politiche che dobbiamo ancora scoprire. La BCE ha deciso di collaborare con aziende di asset management che lavorano a livello nazionale.